anche perché proprio sono una grande sostenitrice. Li dico con tutti, perché dico voi, se volete cambiare qualche cosa, dovete votare 5 Stelle, sennò qui non si va fuori da stupire, vedi? Allora, la signora è venuta qui perché non è che voleva conoscere un parlamentare, io sono venuto da lei, ha detto grazie signora, ma non è un parlamentare. E lei mi ha risposto? Io volevo conoscere e complimentarmi. Ma perché? Cosa ci abbiamo noi di diverso? Tante cose ci avete di diverso. Ci avete che veramente siamo stufi di questo sistema e vorremmo cambiare. E se non diamo la fiducia a voi, quando si cambia? Quando si cambia? Sono venuto apposta, vedete che sto con quattro piedi. Grazie signora, lo può dire anche agli italiani per favore? Dovete votare 5 Stelle se volete cambiare, se no perché? Qui il sistema non si cambia, siamo stufi. Non si cambia il sistema, se non no. Non si cambia il sistema, non si cambia. Grazie. Dobbiamo essere una forza e cambiare questo modo di andare avanti. Non si va così avanti. 5 Stelle, sono venuta apposta per conoscervi e complimentarvi con voi. Grazie mille signora, stateci vicini ancora, per favore, grazie. Io ho una certa età, ma cerco proprio veramente di voler cambiare. Quando uno chiacchiera e dice che non è contento, si cambia, capito? La fiducia si dà a qualcuno, te l'ho data la fiducia, non è andata bene, cambia. Non vi abbiamo mai traditi signora, continueremo così. E infatti io ho un mio amico che oggi mi ha detto che voi ci avete con questo fondo, voi aiutate tanta gente. E siccome l'ho toccato con mano questa mia amica, che è stato così, è stata aiutata. Quindi questo suo amico ha avuto accesso al fondo dei 14 milioni di euro per il microcredito. Diretto, non lui diretto, una sua amica che stava fallendo e ha chiesto aiuto e gli è stato dato. Doveva mettere per strada 6. Lo può dire un po' più forte? Sì, c'ho la voce un po' così. Un po' come prima, come quando mi ha visto. Una mia amica è stata aiutata proprio a voi, dal vostro fondo, che voi aiutate chi ha bisogno di essere aiutati. Questa ragazza doveva mettere per strada, doveva licenziare 6 persone e invece col vostro aiuto ha mantenuto questa sua attività e non ha messo in mezzo alla strada. Grazie signora, grazie veramente. Cercherò di stare ancora vicino a voi, ma voi state vicino a noi. Ma io lo faccio con tutti, li dico con tutti. Grazie. Però ci tenevo a conoscere. Tanti auguri in bocca al lupo. Grazie mille. E se dovesse venire il grillo, però lo voglio abbracciare. E glielo facciamo quando abbracciare. Viene, non viene qua da noi. L'altra volta che è venuto non sono riuscito a vederlo. Capito Beppe? Appena vieni a Viterbo devi abbracciare la signora. Subito. Tilde. Perché io sono una tua seguace, una tua sostenitrice. E il 17 e 18 ottobre per favore venite tutti a Imola, se potete una piccola donazione sul blog di Beppe Grillo, perché non prendiamo soldi pubblici, anzi li restituiamo perché ci tagliamo lo stipendio e contribuiamo al fondo del microcredito. Chi può ci darà un piccolo contributo per Italia 5 Stelle a Imola il 17 e 18 ottobre. Grazie. Un bacio. Tanti auguri in bocca al lupo, arrivederci. Forza Grillo, forza 5 Stelle. Ciao.